stanno entrando, ci siamo. Anzi, chiediamo ai chi sta entrando di sedersi. È una giornata importante, una riflessione importante, specie per gli amici di Arpino, per chi si è battuto per questo risultato. Io però, prima di passare al tema della serata, che come recita la cartella stampa è ambiente, addio alla centrale di biomassa, l'annuncio venerdì, che sarebbe stasera, annuncio che farà il presidente di Impresa dell'Arin, dottor Barraco, che affianca a me. Voglio un'occasione per ringraziare però mi è dovuto l'amministrazione comunale che mi ha coinvolto in questa importantissima serata, in questa importantissima manifestazione. Ringrazio il giornale per un altro motivo, per una delle prime volte che vedo su manifesto dedicato ai giornalisti. È una cosa rara ed è importante per me, che sono antico ormai in questo mestiere, avere delle pubbliche manifestazioni negative o positive, ma già avere la non indifferenza già per noi è molto importante, ed è un dovere ringraziarli ed è un dovere essere contenti di aver avuto sul manifesto l'avviso alla stampa e poi ai cittadini. Quindi vi ringrazio per questo. In questa occasione ringrazio tutti i giornalisti presenti in sala, tutti quelli iscritti, quelli non iscritti, quelli che si iscriveranno, Mariano, Raffaella, Peppe Storchio, Orso Cervoni, tutti. E naturalmente l'introduzione della serata. Prima di iniziarla voglio presentarvi, anche se li conoscete tutti, i relatori che sono a tavola. Cioè, a mia sinistra c'è il senatore Tommaso Casillo, in questa amministrazione assessore alle attività produttive, quindi al soggetto attivo di questa decisione, di questa serata. Poi c'è l'assessore all'ambiente, il giovane avvocato Pasquale Signola, anche lui è di questo problema. L'assessore al decentramento Mariano Marino, che non me ne volete, io sono per carattere, sono scritto fazioso e selettivo, e secondo me è uno di quelli che si è maggiormente impegnato per arrivare a questo risultato. Che poi insieme a lui, i cittadini, Codacons, Angelo Piano, tanti altri hanno dato conforto a Mariano Marino, e mi ricordo ancora quando venne da Sandwich Man in aula consigliare, Consiglio Comunale, con la scritta no alla centrale a biomassa. A destra il dottor Barraco, presidente dell'ARIN, e il nostro sindaco, il dottor Enzo Caccara. Passo la parola al senatore Casillo, che sarà da introduzione a questa serata.